Cosa hanno in comune queste persone? Queste persone hanno in comune il luogo in cui abitano, l'Oltrepò. Dire Oltrepò vuol dire collina, pianura, fiume o città. E i nostri amici vivono in case così diverse l'una dall'altra che a fatica le si immaginano così vicine. C'è chi vive in collina, chi abita lungo il fiume, chi in città. Problema. Dato un gruppo di persone e dato un territorio, si chiede di rispondere al seguente quesito. Indicare un luogo dell'Oltrepò a cui siete particolarmente legati. Giustificare con formule verbali brevi e concise le motivazioni. Nome e professione. Allora, Giulio Casali, impiegato e pittore. Nome e professione. Sono Davide, sono barbè, fo il barbè e sono barbè. In 35 anni fo il mio mestiere e ho sempre fatto il barbè e basta. Stiamo per ascoltare un esempio di geografia sentimentale. Guarda, ci sono moltissimi posti che veramente ti prendono il cuore in Oltrepò, ma ce n'è uno forse particolare che mi ha colpito più di tutti, la Torre di Roccata di Valverde. Da lì si domina forse uno dei panorami più belli dell'intero Oltrepò. Sei nel cuore veramente dell'Oltrepò, nel centro dell'Oltrepò. Anche la signora ha un paesaggio da segnalare. C'è un posto che mi piace tantissimo e che io chiamo il Monte. Precisamente la località è Montalto Pavese. C'è una Madonnina che si chiama la Madonnina del Vento. È proprio un posto dove io vado a meditare. E torno che sto bene. E lì ci sono tutte le caratteristiche peculiari dell'Oltrepò. Logicamente ci sono le vigne, ci sono le campagne, cioè è assolutamente l'Oltrepò pavese. Io ho fotografato la chiesa di Sant'Antonino, che è del 1250. Se tu chiedi qui, ovunque, dov'è e cos'è, non sa niente e nessuno, neanche che del 1250. Ci sono persone che hanno girato il mondo e non conoscono l'Oltrepò. E lei che ha girato il mondo, perché le piace l'Oltrepò? Perché è bello. E dove sono nato? Cioè, è il posto più bello che esista. Non mi interessa le Maldive, ci sono stato in giro di qua, però... Il posto più bello è dove sono nato. E mi sono nato su chi e morchi. Cioè, è vero, eh? Cioè, no. Appena ho un attimo il tempo, da barbè passo a pescatore. Sono in Salmepo e ho chiesto tutti i miei siti. I siti chiudono dalla Ponte della Becca e arriva fino al Ponte della Piuetta. E se non spò, perché il Po è la più severa che ti sei. Ti sei sarà più severa da avere con l'acqua ciara e via indume. Po è un po' l'acqua limaciusa, un po' pesante, però è la più misteriosa, la più severa. E da qui sei un fio un po'. Si chiude a me. E lei vuole raccontare qualcosa del Po? No. Un po' no. La descrizione di un paesaggio è un lavoro delicato, un lavoro di limatura e rifinitura per un'immagine, una sola immagine. Magari mi sono fermato qua perché io sono cresciuto sul Danubio e questo un po' mi somiglia a quell'atmosfera lì. E una notte io andavo con canoa a casa, era luna piena. E io remavo con quella canoa in questa notte dove acqua bolliva, come quando devi buttare i spaghetti. E pensavo, tra gli alberi, in una canoa, tra gli alberi, è una cosa surrealistico, non esiste una cosa del genere. Questa è bella storia del Po.
se trova di fotografie. Oh, devo avere dei, con le fotografie il posto, c'erano delle spiagge, sembrava di essere a Cesenatico. Gente di Stradella, quando il Po era ancora il Po, era un fiume che si poteva fare il bagno. Guarda, io sono questo. E cos'è col pistolet fare, guarda. Cos'è era il bagnino. Vedi che ci sono le gabine dietro, eh? Guarda qui, guarda le donne che topless che sono su, guardali. E qua erano già spinte, eh? Questo qua è un'altra bella, va. Questo qua sono sempre io, quel bell'uomo lì, eh? Lo vedi? Sono rimasto nudo fino a 20 anni, noi mutande non le mettevamo. Andammo a posto di un bel compagnia di ragazzi e insomma, là, nudi, sul sabbione facevamo il nostro bagno e la sera andai a mangiare il cocombero con le luci e le cetilene, con quei tavoloni lì e anche lì avanti, canti e suoni. Toia Clarusso, Toia Clarusso, e tagliavano. Là. L'uomo può essere descritto come un monte, un fiume, una casa. Questi sono luoghi di persone, luoghi di parole e di ricordi. Beh, sono due bar. Il primo è il Bar Sanremo, sito in via Garibaldi. Adesso ormai, vabbè, sto parlando del Sanremo degli anni 60. Il secondo posto, che anche lui un bar, ed era, anche se c'è ancora, però completamente trasformato, che era il Bar Teatro. E lì veramente ho conosciuto un'umanità interessantissima. Persone di qualsiasi estrazione sociale che in quella terra di nessuno riuscivano a convivere con i regolamenti esterni. Poi quando si usciva dal bar allora lì cambiava tutto. Sono due posti che hanno avuto un ruolo veramente molto importante per la vita sociale. Beh certo, si sente la mancanza di questi spazi. Però vabbè, sono momenti definitivamente persi, diciamo. Purtroppo. Vai via. Più che nasce chi le bonno nuda. Me a nuda? Sì. Sono il caimano del Po. Se senti? Al caimano del Po. È una ludria, no? È venna ludria, sì. Possiamo fare il check. Ciao, ciao, ciao. Oh, stop in black. L'oltrepò è questo campo color giallo. Questo fiume rosso, la corteccia del pioppo, la porta e la finestra, il casolare, il paesaggio squadrato. Questo è uno dei tanti album dell'Oltrepò, una mappa intima fatta di descrizioni parziali.